Grazie di essere venuti, mi piace venire a parlare qua, in questo bellissimo posto. Chi è che ha letto The Game? Un libro sulla rivoluzione digitale, è un po' un proseguimento di questo libro che ho scritto 12 anni fa, che si chiamava I Barbari, e che era un tentativo di capire dove stavamo andando, sostanzialmente. Adesso, da allora, sono successe molte cose, è molto più semplice capire cosa stiamo facendo, cosa sta accadendo. E dunque scrivere The Game per me è stato un modo di studiare io per primo quello che era successo negli ultimi, diciamo, 40 anni e cercare di capire se c'è un disegno, se c'è un progetto che noi possiamo leggere in tutto questo. La civiltà in cui viviamo adesso è un prodotto collettivo, è stato in qualche modo inaugurato da un'elite intellettuale che ha avuto alcune intuizioni, dopodiché si è allineato un potere economico, si sono poi raggruppati diversi tipi di intelligenze che sono venute in un primo momento da ogni parte del mondo e poi oggi sono sostanzialmente americane, ma alla fine questo è una creazione collettiva. Noi ogni mattina ci svegliamo e costruiamo un pezzetto della civiltà in cui viviamo. E quello che noi abbiamo addosso in questo momento è un mondo che funziona con dei riti, con dei gesti, con dei principi e con dei valori che sono frutto di uno sforzo collettivo, di una ricerca collettiva. Chi più, chi meno, tutti stiamo portando una pietra a questo grande muro. Per questo è affascinante capire cosa stiamo facendo, perché non è semplice, ci vuole uno sguardo un po' dall'alto, ci vuole che qualcuno di noi si dedichi a questo compito, capire cosa stiamo facendo. E boh, questo libro è stato costruito così, studiando molto, e cercando di avere uno sguardo un pochino dall'alto per capire i macro movimenti che stiamo compiendo. La maggior parte di noi, anche in questa sala, hanno nei confronti di questa civiltà un atteggiamento sospettoso, anzi hanno un atteggiamento sostanzialmente schizofrenico. Da una parte sono degli entusiasti creatori di questo mondo. Voi usate tutti i device digitali, vi piace farlo, non vi ponete molte domande su questo. Quando accendete il vostro computer e fate una ricerca su Google, non state a interrogarvi poi molto. Magari mezz'ora dopo al bar però denunciate lo strapotere di queste grandissime aziende tipo Google che ormai posseggono il potere nel mondo e poi vi richinate sul vostro device e continuate a cercare su Google. Noi abbiamo un'idea piuttosto vaga di cosa sia la rivoluzione digitale. Noi possiamo fare un dibattito sulla rivoluzione digitale senza sapere cos'è. È una cosa anche commovente. Lo dico perché è un'esperienza che ho fatto io per primo. Quando mi sono messo a scrivere questo libro, ho proprio scritto le prime 30 pagine di getto, tranquillo, eccetera, poi le rileggo e proprio, cioè, mi viene proprio solo il dubbio, dico sì, devo controllare forse questa cosa, e quando incomincio a controllare mi rendo conto che non so nulla, che ho dei buchi di ignoranza pazzesca proprio. Ad esempio, non avrei saputo spiegare a mio figlio, molto più sveglio di me nella rivoluzione digitale, ma anche inconsapevole anche lui, non avrei saputo veramente spiegare cos'è il digitale. E adesso io vorrei sapere, non lo voglio sapere, però se noi ce lo chiedessimo quanti in questa sala sono in grado di spiegare cos'è il digitale, in cosa è consistita questa scelta, ma in un modo che un bambino, un ragazzino possa comprendere, o anche nostro marito possa comprendere, sono pochissimi quelli che lo possono fare. In generale sono ingegneri informatici che in compenso parlano in un modo che nessuno capisce niente. Qui ti danno una spiegazione che ti lascia ignorante come prima. Così nel libro mi sono messo con grande pazienza a intrattenere la mia ignoranza e a colmarla per quanto era possibile. E ogni volta che ho capito qualcosa poi ho speso molto tempo per raccontarla, spiegarla in un modo che fosse comprensibile. Era una delle intenzioni del libro raggiungere una chiarezza vera su questi temi qua. Vi faccio un esempio perché intanto così ci portiamo a casa un po' di sapere e poi perché è stato proprio il punto da cui sono partito sostanzialmente. Il digitale è una delle prospettive tecnologiche che avevamo negli anni 50, 60 del Novecento. Ce n'erano anche altre e noi poi abbiamo infilato questa qua. Tutti i pezzi di mondo che noi riusciamo a collezionare, tradurli in numeri. Quando dico tutti i pezzi di mondo, voglio dire quello che loro chiamano informazioni, che non è la notizia del giornale, ma è, ad esempio, un colore, oppure una temperatura,
oppure una parola, oppure una misura, un suono. Circoscriviamo un problema, i colori, prendo tutti i colori del mondo e a ogni colore del mondo associo una cifra, un numero. Detto così è folle, l'abbiamo fatto. Noi abbiamo deciso, neanche tanti anni fa, che i colori sono 16.777.261, mi sembra, o 216. Intanto, è vero? No. Ce n'è di più? Sì. Ma abbiamo deciso che quelli ci bastavano. Se dovete tinteggiare una parete, insomma, alla fine, oppure capire com'è il blu di un quadro o di un'opera che è tenuta qui nel Pecci, ci bastano quelli lì. E a ognuno di questi numeri, abbiamo ognuno di questi colori, sono tanti, abbiamo associato un numero. Il numero che noi abbiamo scelto è un numero particolare, è il numero più stupido che c'è. Noi umani usiamo dei numeri, tipo 12.000, no? 121 milioni, eccetera, che è un sistema abbastanza elaborato, un sistema abbastanza sofisticato. Ci riesce naturale perché le dita sono 10, è decimale e quindi lo usiamo. Ma in realtà noi avevamo bisogno di tradurre in un numero il più stupido possibile. E così abbiamo preso una cosa che era vecchissima, il linguaggio binario, un linguaggio che viene dal 600 proprio. Ce l'avevamo già nel cassetto, ma non l'avevamo mai usato per cose importanti. Che è un sistema per costruire una serie impressionante di numeri facendo un semplice gesto, usando solo due cifre, 1 e 0. Solo queste due. Dimenticatevi il 7, l'8, l'11 e 0. Facendo solo dei numeri che sono composti dalla combinazione di 1 e di 0. Perché siamo risaliti a questo linguaggio che si chiama linguaggio binario e abbiamo scelto di fare numeri di questo tipo? Perché sono numeri proprio primitivi, cioè è il minimo della vita. Non sono neanche, a capirci bene, non sono neanche 1 e 0. Sono semplicemente sì, no. On, off. È stupido, ma è il numero perfetto per una delle cose più stupide che c'è al mondo, cioè le macchine calcolatrici che noi abbiamo inventato. Loro non sono più intelligenti di quella soglia minima. Loro possono ricevere numeri di questo tipo qui. Sì, no, 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 sì, sì, no, 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 sì, sì. E quindi io parlo il loro linguaggio, mi dimentico delle 10 dita e do i numeri a loro come piacciono a loro le macchine. Le macchine le ho fatte io e so che loro possono capire questo. Se io gli do dei numeri così idioti, quella macchina che io ho costruito è in grado di memorizzarli e usarli per calcolare in un modo mostruoso. Torniamo indietro. Abbiamo usato un certo tipo di numeri e abbiamo tradotto tutti i colori in uno di questi numeri. Possiamo vedere un esempio, tanto per non parlare solo di teoria. Questo è un rosso che qui risulta arancione, sul monitor è un porpora, ma dovrebbe essere il rosso più puro che c'è. Nel gioco dei colori fondamentali questo è pieno di rosso e basta. Il nome di questo colore, come vedete, è molto molto stabile. Noi alla macchina diamo questo lungo numero. Il primo istinto è che qualcosa si è raffreddato, che hai rovinato qualcosa, no? Tuttavia l'abbiamo fatto perché abbiamo intuito da subito il vantaggio. Cioè che se io riuscivo a fare questo con i colori, lo riuscivo anche a fare con i suoni. Lo riuscivo anche a fare con le parole, lo riuscivo anche a fare con i numeri stessi. I numeri che uso io li traduco così. E cosa ottenevo? Questa operazione è magnifica. C'è un colore e io ce l'ho sulla carta, oppure questo maglione. Lo posso dissolvere in un numero fatto di 1 e di 0 e lo metto in una macchina. La macchina ce l'ha. A quel punto la macchina può fare molte cose. Una normale, conservarlo. Un'altra cosa che fa, mica male, e l'abbiamo vista, è modificare. Ma un rosso un pochino più scuro? Pulsante. Passano numeri, ma non a una velocità mostruosa, e quel rosso si modifica. La terza cosa che fanno queste macchine, quando noi abbiamo smontato il mondo e tradotto in numeri, è che lo possono far viaggiare. Se un numero non pesa niente, può entrare in un cavo telefonico e passare a velocità mostruose senza seccare nessuno, e lì improvvisamente io ho la possibilità di inviare pezzi di mondo ovunque. E quando abbiamo intravisto queste tre possibilità, che abbiamo detto, ok, rosa, tramonto, nordico era bello,
Però a un certo punto noi abbiamo detto, buono, mi piace, proviamo, vediamo cosa riusciamo a fare. E siamo passati dall'analogico al digitale.